Scusi, lei col Serie 6? Che è ricco! Scusi, si fermi! Salve a tutti amici di viaggio, bentornati da Nu. Allora ragazzi, siamo finiti a Costanza con il nostro vecchio Mercedes che però non ci ha convinti. Purtroppo qui, come vedete dalla mappa, siamo un po' tagliati fuori dal mondo. L'unica cosa che possiamo fare è tornare un attimo indietro a Bucarest e organizzare un piccolo nuovo itinerario. Tuttavia a Bucarest purtroppo c'è questo Volvo che non ci può essere molto d'aiuto, perché noi abbiamo già un bel Volvo, non ne voglio un altro francamente. Soprattutto già il nostro è una mod, sapete che io se posso cerco di evitare i camion originali del gioco per fare qualcosa di più particolare, ma comunque un'idea c'è. Possiamo prendere temporaneamente una macchina, in questo caso una Punto, che vedete così smantellata, ma non vi preoccupate, e perché possiamo scegliere noi i paraurti, adesso vi faccio vedere, per levarci un po' fuori dai guai e raggiungere magari un posto migliore, non nel senso in cui potreste pensare. Così, non potendo lavorare, non potendo di fatto cambiare camion per quello, perlomeno ci facciamo un po' di chilometri in agilità con l'auto, che adesso vediamo un po'. Allora, prendiamo la Punto 2000 diesel da 170 cavalli? Davvero esiste? Allora, rapporti ovviamente 6 marce manuali, all'interno è l'unica, e questo allestimento qui tra l'altro è molto buono, abbiamo anche il navigatore, tutti i comandi al volante, è una buona Punto. E vi faccio vedere che possiamo scegliere anche entrambi i tipi di cofano anteriore, guardate che figata, a me sinceramente piace di più questo. Naturalmente anche i fari, questi qua da Hulk no, meglio questi, i cerchi vanno bene. Poi abbiamo questo carino, una sagomaturina laterale, stessa cosa dietro ovviamente. Possiamo scegliere due tipi di paraurti, beh ovviamente a questo punto per abbinarlo a quello davanti ci vorrebbe questo, meno che non vogliamo fare i furbi, facciamo davanti in un modo, dietro in un altro, perché forse dietro è più bellino così o no? No, così in realtà. Abbiamo anche la possibilità di scegliere i loghi che ci piacciono, io metto la scritta Punto sulla destra, e ovviamente i fari posteriori, questi belli. Poi volendo c'è qualche accessorio da tetto che però francamente non ci riguarda. Passiamo dentro, dove possiamo comunque combinare qualcosa, ad esempio ci potrebbero essere utili, visto che questo schermino qua in mezzo ho il sospetto che possa non funzionare, quindi magari il solito bel tablettino, sperando chiaramente di riuscire a buttarci l'occhio. Mettiamo un borsone da viaggio lì sotto con tutta la nostra roba del camion. Interessante, cambio a 6 rapporti, ma qua ce ne sono 5 più la retromarcia. Guardate, abbiamo anche il tetto panoramico, insomma è una bella macchinina. Già che costa uguale, mettiamoci questo blu. E il bello è che andando a fare il cambio con questo camion, perché anche perché non abbiamo posto nel garage, ci danno indietro 40.000 euro perché il camion è costoso. Congratulazioni, ha permutato con successo il suo vecchio camion per un nuovissimo Fiat Punto Standard. È un vero piacere fare affari con lei. Sinceramente, il cretino sei tu. In realtà tutto questo nasconde una subdola operazione finanziaria di Gigino, che sapeva il fatto suo ed è riuscito a metterglielo in quel posto a questo concessionario, guadagnando una macchina 40.000 euro e dando via un camion messo male. Prima di vedere la macchina per bene all'interno, vediamo di fare una sorta di itinerario. Allora ragazzi, noi qui abbiamo un viaggio passato che dall'Italia ci ha portato qua in alto a destra fino a San Pietroburgo. Adesso quasi quasi eviterei, farei un taglio opposto, visto che siamo a Bucarest, magari facciamo un Bucarest Cracovia oggi. Se io metto qui mi fa passare dall'interno, non posso fare via Debrecen, forse me l'aveva fatta più corta perché era tutta autostrada, ma io comunque voglio fare Bucarest Cracovia con la macchina e da lì vedere un po' cosa riusciamo a trovare, magari un nuovo camion per riprendere a lavorare e tagliare ancora la mappa verso ovviamente la Svezia. Più che altro bisogna vedere, ecco, per esempio arrivare qua sopra, poi ovviamente con un nuovo camion a Gigidinia, prendere una nave e farsi tutta questa bella costa, che non sarebbe male, parlo sempre del camion, tagliare qui e arrivare finalmente a sto posto sperduto che sono veramente curioso di vedere. Ma se ne parla tra 2-3-4 video. Ad ogni modo, la strumentazione dell'auto funziona. Questa cosa è fantastica.
Dobbiamo solo stare attenti un po' al navigatore che si vede e no, è un po' nascosto. Lo schermo delle info non va alla prima officina. Lo leviamo, i tergicristalli invece ce li abbiamo? Perfetto ragazzi, ce li abbiamo. Anche i fari, accendiamo tutto. Quanto è fatta bene raga? Cioè io mi ricordo, l'anno scorso provavamo delle mod di auto che erano un po' tristi a volte. Questa qua è fenomenale. Valutiamo anche la fisica. Però diamoci una mossa perché il viaggio è lungo. E ovviamente rispetto al camion sguscia tantissimo. Si sente che è un dieselone, vediamo, lo sentite? Sì, ovviamente maledetto il temporale, però vabbè. Allora noi dobbiamo andare di qua ragazzi, con la nostra punto. Cerchiamo di fare i bravi. Oh, siamo automobilisti pure noi. Questo ci permetterà di avere, spero, un passo più spedito per cacciarci fuori da questo posto che non offre niente di buono alla nostra azienda. Comunque una macchinina ragazzi, adesso ovviamente non è che ci metteremo a comprare solo macchine, assolutamente non è mia intenzione, ma terremo questa punto come macchinina aziendale quando qualche volta come adesso abbiamo bisogno di spostamenti rapidi e non abbiamo la possibilità di lavorare col camion o non abbiamo il camion disponibile perché magari lo abbiamo sfasciato come il Mercedes. Ragazzi, mi sono già fermato un attimo a Craiova, città dopo Bucarest, diciamo. A parte che ha smesso di piovere, ma poi mi sono fermato dall'elettrauto per cambiare lo schermino, perché comunque non mi trovo bene anche con la visuale. Adesso il sedile è posizionato meglio, non ci importa del navigatore della macchina che sarebbe lì giù, ma che è troppo basso per essere visto, non a caso quelli nuovi li mettono sopra. Mi sono fatto modificare lo schermetto e messo il navigatore lì sopra al posto delle info del veicolo che tanto non ci venivano date. Rimane forse però il problema che l'indicatore della benzina lavora al contrario, cioè c'è scritto E che sarebbe empty, però vuol dire pieno, invece la F che sarebbe full è vuoto. Non riesco a capire questa cosa. Comunque usciamo da sta Craiova e riprendiamo il nostro viaggio verso Cracovia. Se ci arriviamo, se no Debrecen è già un buon risultato. Adesso vediamo, eh. Oh mio Dio, sto bestione è pericolosissimo. Salve. Quando è che vado io? In realtà io dovrei andare, mettermi qua finché loro non girano. Però loro non girano perché hanno paura di ammazzarmi. Va bene. Sentilo il dieselone come spinge. È venuta su una bella seratina alla fine dopo quella pioggia terribile. Comunque ce le ha 6 marce, anche la macchina. Fra l'altro quando avevo detto che la macchina non va tanto, in realtà io stavo andando tipo a 180 all'ora, che non è poco. Oddio, vuoi fare spenti? Levati amico! Dai, non farti passare a destra che non sta bene. Ma io adesso ho la macchina, voi mi stigate però a fare ste robe qua. L'ho presa apposta per levarmi un po' di torno velocemente. E mo mi devo infilare. Comunque veramente fatta bene, ragazzi, sta mod. Cioè la strumentazione della punta veramente rosina così, mi sa. Si tolga! Collega! Bravo! Mi piace il clacson, tutto molto reale. Vai che tratteggiata, passali! Da fuori questo diesel sa un po' troppo di camion, eh? Godiamocela dalla nostra postazione di guida. Olè, mi sa che ho scelto un itinerario un po' molto, diciamo, spettacolare panoramico senza autostrade. Speriamo che sia così. Oh ragazzi, poi se salta fuori un buon concessionario a Debrecen, che è comunque un'altra città abbastanza importante, no? Diciamo, conviene passare dalle principali quando si è in cerca di un concessionario e di un camion. E magari ci fermiamo lì, lo prendiamo là. Però a questo punto la vorrei tenere. Adesso il problema sarà come comprare un concessionario a Debrecen. Non lo so quanto possa essere un valore aggiunto per l'azienda. Vedremo. Un garage ovviamente intendo. Stiamo facendo dei valichi, dei passi, perché comunque vedo ste gallerie aperte da un lato. Stiamo passando praticamente sotto delle montagne e si è fatta notte. E comunque l'indicatore della benzina funziona al contrario. Lo sto capendo perché si sta esaurendo verso il full. Vabbè, piccolo errorino di progettazione, ma non importa, è importante capire dove va la lancetta per non rimanere a piedi.
senza avere sotto mano le informazioni. Qua effettuiamo un altro sorpasso in sicurezza e andiamo. Certo che noi la maggior parte viaggiamo di notte e che attenzione. Pericolo. Dobbiamo invadere la corsia. Fortuna non arrivava nessuno, perché magari sai come avrei dovuto dare la precedenza, ma abbiamo questa tendenza ad andare un po' sparati, poi con la macchina è ancora più facile. Siamo un po' attenti. Consideriamo che adesso sono già a 100 all'ora, se non di più. Il primo numeretto che si vede distintamente è 140, quindi adesso sì, siamo 110-120. Che belle però queste strade, peccato sempre notte. Ah, quasi quasi mi fermo, guarda. Se mi fermo adesso mi sveglio ancora di notte, secondo me, perché siamo a una sorta di tramonto. Non ci conviene, ragazzi. Che strano che fare queste strade ad altezza macchina. Mi manca un po' la posizione alta per rendere il tutto ancora più reale, perché una macchina aziendale ci vuole. Siamo abituati alla massa del camion, ma ovviamente qua abbiamo la massa della Punto. Un po' di autostrada. Va bene, ragazzi, facciamocela. Ma raga, sapete che c'è? Io mi fermo qua a cenare all'autogrill e aspetto mattina. Ci mettiamo dal posto auto adesso? No, non posso, perché non posso dormire qua. Maledetto. Non arriva nessuno? Via qua di fronte. Abbiamo comunque la tessera del camionista, quindi pure con la macchina ci dobbiamo mettere qua. 6 di mattina! Attenzione, ragazzi, 6 di mattina, bellissimo. L'Audi A3 è ancora lì comunque. Proprio l'alba? Guardate che bello che è. Il fondo lì. Sono un po' deserte comunque queste strade, autostrade, eh? Non vedo grossa affluenza. Vabbè che 6 di mattina e una di notte. No, era anche prima, erano tipo le 11. Non sono proprio orari di punta, ecco. Però, cosa succede qua? Ah, restringe. Vada, amico, vada. Rotonda. Destra. Sorpasso di prepotenza. Ci stiamo infilando da qualche parte, eh? Un paesino. Mettiamo la freccia, quella dopo dobbiamo girare. Arad. Oh, vedi sul nostro cammino. Facciamo fuori un'altra città. Attenzione, questa Giulia no, ok, ha continuato. Verso di qua. Oradea. Questo c'ha... Oh, concessionario Renault. Ah, vedi? Infatti c'è una Dacia davanti, l'avrà presa lì. Cos'è qua davanti? È una 156. Sì, ma questa era già nel gioco o fa parte della nostra super mod? Cos'era? È il furgoncino del Despar. Ora una rotonda, libero. Oh, la precedenza di tua sorella. Vabbè che ci sono due corsie, però almeno pulito il problema. Se magari dovevo girare anche io lì e cambiavo corsia? Che caprone. Belle ste campagne, oh. Dai. Via, c'è il cartello di fine città. Andiamo. Comunque, raga, mi sa che arriviamo a Debrecen, perché... stiamo già viaggiando parecchio. Non lo so quanto ci possa convenire andare fino a Cracovia Conquista. Sapete qual è il problema? È che qua non si può... Cioè, se tu fai uno scambio di veicolo, o lo prendi nel concessionario dove sei, oppure ti rimanda a casa alla tua base. E tra l'altro, vista l'assenza di posti, credo che a questo punto più realisticamente l'abbiamo presa a noleggio e la restituiamo nel prossimo concessionario in cui prendiamo un camion, perché per motivi di spazio non possiamo tenerla ancora un lavoro qua. Non possiamo tenerla, ragazzi, non sappiamo dove metterla e io voglio sì comprare un altro garage in un posto però strategico. Oh, te vai pianino però, Berlingo. Oradea è davvero un berlingo questo, Minchia che occhio da falco che c'ho. Ho sparato a caso, il primo che mi è venuto in mente guardando la forma. Ma era veramente lui. Posso andare tranquillo? Aiuto! Ma che è? Ah. Tutto a posto, sì? Ok, è un confine, ma non... Non controllano qua. Va bene. Ok.
Io vado. Perfetto. Usi Citroen, si tolga. Mamma, c'è il curvone. C'è il curvone, però è la linea tratteggiata, quindi non mi rompere. A parte l'ho presa lunga, perché... per quale motivo strano? Ho sbagliato tutto, dovevo tagliare di là. Vabbè, adesso dopo il camion. Vai, 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 vai. Oh, cazzo! Errore mio, errore mio, stavo morendo. Scusate, ragazzi, sì, troppo spavalda come idea. Non ho preso in considerazione che il camion dovesse poter girare. Ok, Debrecen esplorata. Ora, se tanto mi dà tanto, come minimo a Debrecen... un cavolo di concessionario ci sarà, no? Mazza che vita che c'è a Debrecen. Guarda quanti camion, quante macchine, moto. Ehi là, la Saab 9-3. Scusi, lei col Serie 6? Che è ricco! Scusi, si fermi! Devo chiedere una cosa! Maledetto! E io ti inseguo. Ti do al prossimo semaforo. So che tu mi puoi rispondere. Ma ovviamente non è un concessionario. Cos'è? Una pompa di... Oh, oh, oh! E qua si riprende l'autostrada. Vabbè, continuiamo un pezzo, ragazzi. Non ci sono concessionari a Debrecen. Me lo aspettavo, invece niente. Pazienza. Tra poco ci dobbiamo rifermare per forza da qualche parte, ragazzi, perché... Oddio! Cos'è? Era un fosso per terra. Cos'è? Cosa scolizza? Ma che cos'è? È un incantesimo di Harry Potter. Cozzice? Si dirà. Non lo so. Con il volvone qui davanti? Dai, dieselone. Comunque a sta punto si è comportata veramente bene. Mi sono affezionato. Brava, bella macchinina. Ci rivedremo in caso di bisogno. Che? Ah, targata Bologna sta roba. Ah no, sarà Bulgaria. No, SK? Slovacchia? Che roba è? Oh, oh! E beh, ma scusa, ma mi inchiodi così davanti? Ho capito che è colpa di quello che arriva dietro, ma tu non ti sei mosso e adesso... Mannaggia, ragazzi. Tocca scendere e fare il cheat con sto mongoloide. Vabbè, dai, alla fine è andata bene. Adesso credo che a Uzorod ci dovrebbe essere un concessionario, ragazzi. Ho appena sentito Gigi. Mi ha detto che forse la punta la possiamo mollare lì. L'ho sentito con la scusa del piccolo tamponamento con quel vecchio con la Volvo. Adesso vediamo l'autonoleggio quanti danni ci chiede. Bravo, veramente complimenti per questa manovra. Cos'è sta roba qua? Una Skoda? Ma guarda come va via. Maledetto che c'ha più motore. Vieni qua, scalo una marcia e ti vengo a riprendere. Maledetto. Ok, siamo in territorio di Uzorod. Questo inchioda perché ci sono limiti diversi e perché mi deve rompere i coglioni. Ciao! Vicino vicino proprio a sfidarlo, maledetto, non fotti con la punto diesel. E ti è andata bene che non è a metano. Ok, ragazzi, credo che qui ci possiamo lasciare, direi a prescindere qui dentro. Però non capisco perché l'ingresso di questa città sia presidiato. Scusi! Niente, al telefono. Arturovic. E com'è una 127 quella lì? No, è la 26 proprio, quella piccolina. Che è grossa quanto 1,46, però vabbè. Che spettacolo. Ok, mi ha messo già il buon umore questa città. Mi fermerei volentieri come tappa del nostro giro del mondo verso destra. Si riesce a fare una partenza sprint con sta cosa? Ma non ci credo, è un altro Volvo. Alla fine, ragazzi, ecco il percorso che abbiamo fatto oggi. Da Costanza, dov'è la freccetta, fino all'indicatore blu che siamo noi. Da Kosice, in realtà, bisognava andare verso Cracovia, ma Gigino mi ha detto del concessionario di Uzorod, ci sono voluto passare, ma era sostanzialmente inutile. Adesso dobbiamo trovare uno stratagemma, però. Fatemi sapere se dobbiamo procurarci un camion per il prossimo video e riprendere a lavorare, oppure se proseguire magari un pezzetto in macchina. Certo, potremmo farlo magari fino a Cracovia, come ci eravamo detti già, prendere il camion proprio nello stesso e continuare. Questo sì. Comunque, ragazzi, io vi saluto, è stato un bel viaggettino in macchina. Dobbiamo restituirlo all'autonoleggio, vediamo quanto ci farà pagare e anche i danni del tamponamentino al vecchio con la Volvo. Grazie per aver viaggiato con me ancora una volta, io vi abbraccio tantissimo, vi aspetto su Instagram, aprite la descrizione che trovate tutto quanto lì e naturalmente ci vediamo nel prossimo video. Ciao!